Ma dove mi trovo oggi, ragazzi? Ora la telecamera è laggiù in fondo, non siamo a Firenze, ma oggi abbiamo scelto una location molto bella, molto interessante, come Bologna. Eccola qua. Siamo in Piazza Maggiore e sta registrando uno smartphone che non vi dirò fino a fine video qual è lo smartphone in questione. Mi raccomando, non skippate, non andate in fondo, se no non funziona la cosina, non funziona il gioco. Ma commentate qua sotto e scegliete secondo voi qual è lo smartphone che sta registrando in questo momento. Oh, mi sono messo qua a sedere, ragazzi, qui siamo sotto le stelle del cinema, il cinema ritrovato al sole, perché niente, stasera sarò qua davanti al palcoscenico, racconterò come si diventa youtuber, come si fa una società. No, non è vero niente. In realtà, ragazzi, allora il focus di oggi è farvi vedere, senza dirvi, come vi ho detto prima, come uno smartphone top di gamma, perché questo ve lo posso dire, e non è un iPhone, riesca a fare veramente delle clip importanti, veramente un contenuto video importante, e magari sostituire anche una reflex, sostituire una macchina fotografica, una macchina da presa, perché secondo noi crediamo tanto in questi smartphone. Vedete, ragazzi, questo posto? O meglio, questo sotto le logge, non so come si chiama. Allora, in queste zone la ricezione è una delle parti, secondo me, fondamentali di un telefono. Tra l'altro, ora state anche guardando come questo smartphone gira video a basse luci. Allora, la ricezione è una delle parti, come vi dicevo, fondamentali, secondo me, soprattutto quando andiamo ad acquistare uno smartphone top di gamma. E questo telefono è uno dei migliori in assoluto che io abbia mai provato. Un'altra cosa, raga, che è fondamentale, secondo me, in una giornata come questa, dove andiamo a fare tante foto e tanti video, è avere la possibilità della ricarica rapida. Ricarica rapida che in questo smartphone, nello specifico, è sia rapida con cavo sia rapida wireless, ma non vi dico il voltaggio perché sennò capirete già subito di quale smartphone stiamo parlando. Poi vabbè, per carità, questo telefono la batteria dura, cioè non è che non dura, non fraintendetemi, però ecco, avere la possibilità di ricaricarlo in maniera super rapida conta soprattutto su un top di gamma. Sono messo, ragazzi, lontano da Gabriele perché almeno così non si vede lo smartphone. Lui cosa sta facendo in questo momento? Sta registrando i famosi B-roll, no? Che vedete all'interno delle recensioni, quindi quei video con la musica, eccetera. Ecco, una delle parti fondamentali quando si registra all'aperto è il display. Display che deve essere da top di gamma, quindi si deve vedere, non deve avere problemi. E ora andiamo a chiedergli proprio come si vedeva il display dello smartphone. Allora, Gabri, come l'hai visto questo display? Molto, molto nitido, e si vede molto bene anche con gli occhiali, anche se sono polarizzati, si vede molto bene. E l'utilizzo anche della fotocamera per fare video, foto, mi sono trovato bene. Quindi promosso, si vede da top di gamma, rispetto anche al tuo iPhone 13 Pro. Sì, sì, si vede che è da top di gamma. Ora, non ho la minima idea di dove siamo finiti, ragazzi, però abbiamo trovato questo sorta di giardino qua in mezzo a Bologna, perché vi voglio dire anche un altro particolare molto interessante che uno smartphone top di gamma deve avere, ovvero un software aggiornato e in particolare anche un ecosistema. L'azienda in questione ha computer, ha cuffie, ha wearable, ha veramente tutto e sta completando il suo ecosistema con dei servizi anche dedicati, proprio per farvi capire che anche il software, ovviamente in un top di gamma, vuole la sua parte, nonché assistenza, velocità, ma come te, nonché anche un'ottima parte legata all'assistenza di un prodotto. Come dico sempre, quando si compra un top di gamma ci vuole ovviamente una completezza a 360 gradi. Ultimo dettaglio, ragazzi, da non sottovalutare, soprattutto perché ormai ultimamente è una delle basi che uno smartphone top di gamma deve avere: una videocamera all'altezza e soprattutto una fotocamera all'altezza. In questo caso abbiamo 4K a 60 fps, abbiamo la possibilità di girare video in log in formato diverso, meglio una color diversa rispetto a quella che siete abituati a vedere, e nello specifico abbiamo anche un'ottica periscopica. Non vi dico però da quanto, perché sennò capirete subito il telefono. Ora, immerso in questo verde, ci siamo un po' stancati, ovvero avete presente quando
come dobbiamo scartare un regalo, no? C'è la scimmia, c'è la voglia. Qual è lo smartphone che ha girato tutti questi video e soprattutto qual è lo smartphone in questione? Dai, ve lo spoileriamo, vi portiamo in mezzo con noi a Bologna e ve lo facciamo vedere più da vicino. Andiamo! Eccomi qua ragazzi, tornato in ufficio. Allora, come si è comportato questo Honor Magic 4 Pro? Davvero molto bene, avete visto fotocamera, videocamera. In particolare ho voluto fare questo video a distanza di un mese e mezzo circa dalla recensione, proprio perché nel periodo questo smartphone ha ricevuto 3 update software che sono andate a riguardare in particolar modo l'efficienza della videocamera e della fotocamera. E devo dire che il telefono è migliorato molto, soprattutto lato proprio qualità di scatto e qualità di registrazione video. L'avete visto, insomma, a me è piaciuto molto girare con questo telefono ieri. Tra l'altro Bologna è veramente una città fantastica, giovanile, mi è piaciuta molto e si mangia da Dio, quindi passateci perché secondo me ne vale molto la pena. Come a mio avviso vale molto la pena fare dei contenuti del genere, quindi non tanto specifiche tecniche, non tanto scheda tecnica, ma come vi dico sempre, un video dedicato a voi utenti, quindi realmente nella vita quotidiana come un telefono del genere, visto con top di gamma, può soddisfare le vostre esigenze fotografiche, video e soprattutto di telefono a 360 gradi, perché abbiamo parlato di batteria, di velocità di ricarica, di display, di materiali. Comunque il telefono è veramente molto molto bello, si sente che è premium, ha una caratteristica, o meglio ha delle caratteristiche tecniche veramente molto importanti, e quindi mi è piaciuto fare questo tipo di contenuto. Ringrazio Honor come sempre per aver creduto in noi, quindi per aver dato sostegno a un video del genere, perché senza l'azienda e video così è difficile farli bene e soprattutto farli con la tranquillità, che è una cosa che contraddistingue alcuni brand, e Honor uno di questi. Non ti mette pressione, ti dice fai quello che vuoi, nel senso fai vedere veramente cosa può fare questo telefono senza pressioni, e questa è una cosa, mi piace lavorare in tranquillità, perché poi vedete vengono fuori video del genere. Ragazzi, come sempre io vi attendo qua sotto nel box dei commenti, se ci volete sostenere con una vostra considerazione, un vostro commento, cosa ne pensate di un video simile e soprattutto come vi è sembrato a distanza di un mesetto, quindi dopo 3 update software, questo Honor Magic 4 Pro. Vi attendo qua sotto anche per quest'oggi. Buon Guerz vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!